Nome e cognome. Giovanni Abascià. Età. 45. Professione. Il lavoro più amato dagli italiani, amministratore immobiliare. Hobby. Quello più bello è quello di stare con mio figlio e la domenica giocare con lui. Miglior pregio e peggior difetto. Miglior pregio è quello di saper ascoltare tutti ed essere attento alle richieste che mi arrivano. Molta pazienza mi riconoscono. Peggior difetto dovrei chiederlo a mia moglie, perché non so qual è. In quale lista ti candidi? La lista è quella dei popolari con spina, che partecipa alla coalizione della Bicelli e Nasce. Quale candidato sindaco sostieni? Francesco Spina. Perché? Perché c'è stato un passato già con Francesco Spina, dove abbiamo lavorato assieme, braccio a braccio, in giunta. Ho avuto la fortuna, tra virgolette, di essere suo assessore in due tornate, e quindi 10 anni ho avuto la possibilità di essere assessore alla Polizia Municipale, Polizia Locale. Infatti in quel caso specifico voglio ricordare a tutti che abbiamo dato finalmente un'identità alla Polizia Municipale. Quando sono arrivato, per poter giungere agli uffici della Polizia Locale dovevi oltrepassare l'ufficio elettorale, l'ufficio anagrafe, perché era di fronte alla vecchia sede dei Carabinieri. Abbiamo dato durante quegli anni un'identità spostando la Polizia Municipale dove oggi ha la sede. Da un voto agli altri candidati sindaco. Angelo Antonio Angarano. 10. Vittorio Fata. 10. Franco Napoletano. 10. Perché ti candidi? Mi candido come le altre volte per dare innanzitutto un supporto a tutte le iniziative e tutte le richieste che mi arrivano da amici, cittadini, e comunque dare un reale contributo a questa città, perché sicuramente ne ha bisogno. La prima criticità da affrontare. La prima criticità è la sicurezza. Noi oggi abbiamo una problematica reale, che è quella che raccogliamo. I cittadini molto spesso chiedono più sicurezza. Abbiamo un corpo esiguo di polizia locale e, fatemi passare il termine, poverini, devono gestire un territorio abbastanza ampio e grande, pertanto sicuramente serve un distaccamento della Polizia di Stato e un ampliamento dell'organico dei Carabinieri. Abbiamo città vicine, molto vicine a noi, che hanno un organico di più corpi di polizia, finanza, Polizia di Stato, Carabinieri. Noi in inverno siamo 60.000, ma in estate diventiamo quasi il doppio, pertanto dobbiamo dare l'essenza, dobbiamo dare una sicurezza a chi ci viene a trovare, altrimenti non possiamo mai diventare la città turistica che sogniamo da sempre. Un punto del programma che ti sta a cuore? La ZES, innanzitutto, zone economiche speciali, e soprattutto abbiamo una lingua di terra che ci divide da un'altra provincia, ma è così vicina che la possiamo guardare dai nostri balconi Molfetta. Ogni domenica tanta gente si riversa nella zona ASI di Molfetta per fare compere, per fare spesa, e ritrova amici, parenti che lavorano all'interno di quella zona ASI. Beh, questo non è un motivo di assolutamente orgoglio per i bicegliesi. Dobbiamo aprire quel varco che ci divide da una provincia, ma sono esattamente 600 metri da quell'altra provincia, e portare l'ASI anche verso il nostro territorio, perché siamo pronti. Siamo pronti su una bretella che è quella di Lama di Macina, che vede in sostanza l'uscita di Biceglie Sud, dove possono realmente comparire e apparire, e vanno portati gli investimenti delle attività produttive, altrimenti non possiamo parlare di posti di lavoro. Le prime parole che diresti in consiglio comunale? Ma innanzitutto un ringraziamento agli elettori che avranno creduto nella coalizione migliore, e secondo un complimento al sindaco, perché avrà 5 anni per poter gestire al meglio tutte le problematiche che si ritroverà a gestire. Perché i cittadini dovrebbero votarti? I cittadini dovrebbero votarmi perché, come sempre, sono attento alle richieste, alle loro istanze, è sempre vicino, è sempre, diciamo, predisposto all'ascolto, come tanti amici mi conoscono.